Fratelli rossoneri, amici di vari YouTube, buonasera, 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 buonasera e buonasera e buonasera e buonasera e finalmente abbiamo vinto una partita in 7 contro 11, in 7 contro 11 abbiamo vinto una partita di carattere, finalmente abbiamo visto chi l'anno prossimo può rimanere con noi e chi deve andare fuori dai coglioni, deve andare, non è che i giochi della bambina, deve andare fuori dai coglioni, deve andare, abbiamo visto chi può rimanere a giocare per questa squadra e chi può andare fuori dai coglioni, in 7 contro 11, una grandissima prova giocando in 7 contro 11, in 7 contro 11, in 7 contro 11. Vinto una grandissima partita in 7 contro 11 contro una squadra che praticamente ha messo il pullman davanti alla porta, ok? Hanno messo il pullman davanti alla porta, non l'hanno mai tirato in porta perché Gigio era lì che si è fumato, mi ha detto un pacchetto, ho sentito prima un pacchetto di sigarette, ok? Finalmente posso fare un cazzo di video, mi scuso il ritardo, però ho avuto un delirio al bar oggi, non avevo tempo di farlo, prima lavoro e poi YouTube, ragazzi, scusatemi. Sono felicissimo, felicissimo. Finalmente abbiamo fatto una grande prestazione. Benasser, ti chiedo scusa, ti sto rivalutando veramente. Grande impegno, grande, grande prova sia sul lato tecnico che comunque sull'influenza che ha avuto in mezzo al campo. Ok, Teo Hernandez, il gol è andato di culo, però è sempre lì. Finalmente adesso venitemi a dirmi qualcosa di Conti. Venitemi a dirmi qualcosa di Conti quando ero l'unico che mi scrivate sotto. Ma che cosa pensi ancora? Pensi a Conti che è meglio Calabria. Andate a fare in culo, andate, scusatemi che non voglio insultare nessun utente, ok? Ma cazzo, Conti è veramente fortissimo. Guarda che te lo dici che Conti è fortissimo, Conti. Conti è fortissimo e c'ha quella merda di Suso davanti che non fa un cazzo, non fa. Abbiamo vinto il 7 contro 11. Gol del Verona. No, annullate. In 7 contro 11, perché? Che sì, deve andare fuori dai coglioni. Che sì, deve andare fuori dai coglioni, l'abbiamo visto tutti oggi. Suso rallenta tutta la manovra. Conti non so quante volte gli ha dettato il passaggio per andare in profondità e lui prendeva e tornava indietro e tornava da sua madre e salutava la figa in tribuna. Non faceva una minchia. Ha provato a fare un tiro, cazzo, tra un po'. C'è il ragazzino ancora che è ricoverato, non so, di urgenza a Parma. Ok? Çapanoğlu non è mai determinata, appena si è fatto male la mano l'avrei tolto, non so perché quel deficiente in panchina non ha fatto entrare in panchina. L'importante è avere vinto, un'ottima prestazione dei ragazzi. Abbiamo tenuto il campo dall'inizio alla fine in 7 contro 11, in 7 contro 11, abbiamo vinto in 7 contro 11 e non mi venite a dire adesso, ma era il Parma ha fatto il risultato a San Siro contro l'Inter e ha vinto con la Roma, quindi. Una grande prestazione dei ragazzi, cazzo. Una grande prestazione dei ragazzi, una grande prestazione dei ragazzi, finalmente, una grande prestazione dei ragazzi, grandi, Dio mio. Era ora che venivo qua, cazzo, dicevo, finalmente una grande prestazione dei ragazzi, 7 contro 11. Non hanno mai passato la metà campo loro, cioè qualche ripartenza, ma cosa hanno fatto? Nulla, il Parma non ha fatto nulla, zero tiri in porta, finalmente. Lasciando stare che il gol è andata di culo, quel riparo lì col difensore, va benissimo così. Ok, comunque, Piontek, il fantasma di se stesso, il fantasma di se stesso, Piontek, il fantasma di se stesso. Sono felicissimo. Cazzo, finalmente posso dirlo, sono orgoglioso finalmente di venire qua a fare un video e dire si sono impegnati dall'inizio alla fine, a parte che quei quattro rincoglioniti, ok, ma almeno adesso... Abbiamo la possibilità adesso che arriva Natale, abbiamo la possibilità di dire chi è che rimane con noi e chi è che deve andare via. E l'abbiamo visto tutti quanti, che Çapanoğlu deve andare via, non è all'altezza. Suso, l'abbiamo visto tutti, è imbarazzante. Suso è imbarazzante. Benasser, giustamente si è guadagnato il posto da titolare, ok? Dicevo che era un retrocesso, non è più un retrocesso. Adesso è un punto fermo, un punto fermo. Insieme a Krunic che è entrato abbastanza bene, Conti è tornato al solito cavallo, se c'è qualcuno davanti che gli mette sti mica di palle in verticale quando va sul fondo, poteva fare 20 cross in più oggi perché le scorribande finalmente le ha fatte, ha preso finalmente fiducia di se stesso, ok, non ha più paura di farsi male e questi sono i risultati che ve l'avevo detto che Dio buono ne uscivamo fuori, cazzo, ve l'avevo promesso, ve l'avevo detto che uscivamo fuori da questa situazione di merda. Thank you.
Musacchio perfetto dietro, perfetto. Romagnoli finalmente dietro, abbiamo rischiato niente, non posso dire niente alla difesa, non ha fatto tiro in porta, quindi non posso dire niente. Sono veramente, veramente felice, cazzo. Io non so perché. Leao, quando entri, però, ancora voleva fare il tacco sulla riga di fondo, ancora voleva fare il guarda, non l'ha fatto il tacco perché la palla le è scivolata via, ma era ancora lì che taccheggiava, che voleva fare i numeri del cazzo. Sono fiducioso per la trasferta di Bologna, sono fiducioso, cazzo. Mi prendete per pazzo? Sì, abbiamo vinto col Parma, ma il Parma ha dato fastidio a tante squadre. Quindi se abbiamo vinto a Parma dominando, non siamo così scarsi. Ne abbiamo almeno solo 7, Bonaventura ancora mi è piaciuto. Ok, meno magari spettacolare dell'ultima partita, ma comunque un punto fermo abbiamo ritrovato. Jack un punto fermo. Buonanotte a quella puttana, finalmente vi abbraccerei tutti dal primo all'ultimo, vi abbraccerei tutti, cazzo, agli utenti. E anche ai 7 su 10 che sono entrati finalmente, vi abbraccerei tutti, vi abbraccerei. Vaffanculo. Posso fare un video con voi che sono felice? Sono veramente felice. Una partita dall'inizio alla fine che abbiamo dimostrato di volerla vincere. Vincere, sempre concentrati sul pezzo. L'unica cosa dobbiamo cambiare la fase offensiva. Se non facciamo gol è colpa di quei tre cadaveri che abbiamo davanti. Ma tranquilli che se arriva Ibra ci mette a posto davanti, perché finalmente giocheremo a due punte. Il Milan deve giocare a due punte. Poi la Juventus non l'ho vista, ha pareggiato, non l'ho visto un cazzo oggi. L'Inter so che ha vinto, non so quanto, 2-1, non so un cazzo perché ero qua a lavorare, non so nulla. Tornata prima, complimenti a loro. Non che sono contento, ma complimenti a loro. Comunque felici, finalmente cazzo sono stato una volta che mi sono abbracciato con tutti qua nel coso, sono stato sotto il televisore a risultare, finalmente sono stato sotto il televisore con gli occhi fuori, finalmente. Finalmente sono andato in televisore con gli occhi fuori, dov'è? Fammi tamburo. Finalmente siamo andati con gli occhi fuori, siamo andati a esultare sotto il televisore e abbracciarci a fine partita, finalmente cazzo. E adesso inizia il nostro campionato, adesso inizia il nostro campionato adesso, perché a Bologna andiamo a vincere, andiamo. Piano piano risaliamo la china, piano piano vi ho promesso, risaliamo la china. Questo campionato lo finiamo in maniera dignitosa, ok? E poi con gran calma rifacciamo la squadra per l'anno prossimo, vedendo i nostri punti fermi, che ce ne sono almeno 5-6, e gli altri li pigliamo nuovi, più Ibra. Ma cosa me ne frega a me, sei saltato contro il Parma? Voi non ci avete neanche vinto, se mi sta parlando un interista. Cugino, non ci hai neanche vinto, tu. Noi oggi ci abbiamo vinto. Ma sei saltato per il Parma tutto un tratto, sì. Sì. Giocavo in 7, va bene? E ho vinto. Cristo. Mamma mia. Finalmente anche Romagnoli ha fatto una partita dignitosa come si deve, con autoritario dietro, la coppia centrale abbiamo rischiato un cazzo, Gervinho è stato annullato, disintegrato da Conti, l'ha anticipato 20 volte, disintegrato da Conti finalmente. Teo Hernandez, che stavo dicendo, beh, oggi Mario ha spinto un po' meno del solito, meno determinante del solito, tram, 88esimo, il nostro cannoniere è lui, il nostro terzino, tram! E se avessimo uno che gli dà ste palle a Conti per andare a mettere sul mercato, quello lì è un cavallo, ragazzi, quello lì è un cavallo. Basta farlo andare, che quello lui detta il passaggio, gliela dà. Quello va subito e te la mette di prima sul fondo e vanno in merda gli avversari. Ha messo un pallone dentro che Leao non so cosa stava facendo, stava fumando la sigaretta, gli stava chiedendo la cintura del difensore, non c'era nessuno in mezzo. Cazzo. Jack è tornato quello lì, si sta tornando quello di sempre. Oggi magari meno determinante dell'altra volta, ma comunque solo fa sempre molto bene. Ci siamo, dobbiamo ricostruire la squadra e ci siamo. Adesso già siamo passati, ma si è mancato anche la Fiorentina, siamo tornati da questo lato della classifica, siamo già tornati di qua, più o meno, o primi di là, comunque già siamo risaliti, 3 punti d'oro. Ma dobbiamo fare altri 6 punti in fila per almeno essere ancora lì, andare almeno a Natale, con tanti punti in scarsella, come dicono qua, cioè in tasca. Sono felicissimo, ragazzi, adesso ci godiamo sta vittoria qua innanzitutto. Poi domani ci saranno le pagelle, che saranno rose e fiori per alcuni e merda per altri, ok? Perché l'abbiamo visto con i nostri occhi chi è che è determinante e chi è che non è determinante. L'abbiamo visto con i nostri occhi, l'abbiamo visto. Non mi dite più di Calabria del cazzo con Conti che non vale un cazzo. Non mi dite più queste cose qua che non capite un cazzo, se no. Adesso per farmi felice, visto che siamo tutti contenti, anche i milanisti che mi avevano levato, che dice anche un interista, vi iscrivete al canale YouTube, clic 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 clic. Campanella degli aggiornamenti, prego, clic 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 clic,
Vi mando un abbraccio, ragazzi. Mo' mi guardo il Verona che pareggia Roma. Speriamo che Verona riesca a vincere. Ciao.